Viaggiare non vuol dire solo allontanarsi, per esempio, verso mari, caraibici, eccetera. Viaggiare può essere anche, possiamo dire così, andare a pochi chilometri da casa, magari anche vicini proprio a casa propria, e ritrovare se stessi. Questo, possiamo dire, riassume in qualche modo, ma ovviamente lascio parlare il mio salotto, uno splendido libro, Ghirlandine e dintorni, poesie e racconti, giornata mondiale della poesia 2018, club per l'UNESCO di Modena. Quando ho detto prima, no, dell'intervallo, della pausa pubblicitaria, che parlavo di qualcosa di grande, maestoso, culturale, storico, che più ne ha più ne metta, beh, insomma, protagonista ovviamente è lei, la ghirlandina, ma non solo. Protagonisti sono i miei ospiti, grazie a Carlo Pellacani, presidente club per l'UNESCO. Grazie davvero per essere qui, presidente. Grazie ad Antonella Iacoli, poetessa, sì, grazie. E grazie a Massimo Carpegna, vicepresidente UNESCO Modena, ma anche direttore d'orchestra, tutto quello che la musica e l'opera, eccetera, riguarda. Beh, insomma, io lo voglio dire, perché sei anche questo. Esatto, grazie. Presidente, allora, un libro importantissimo. Innanzitutto, grazie per averci resi partecipi, e poesie e racconti. Tra l'altro, posso dire che in memoria di Roberto Armenia, certo, ovviamente, certo, a cui il nostro ricordo va. Certo, grazie molto per averlo ricordato. Anche noi ci teniamo molto a ricordare Roberto, perché con Roberto abbiamo avviato l'avventura del Club UNESCO Modena, ormai 20 anni fa, e lui ci ha sempre seguito in tutte le nostre iniziative, fornendoci delle occasioni imperdibili di contatto con personalità che lui invitava a Modena e alle quali noi davamo il senso della nostra ospitalità. Ma il libro è... Ecco, come nasce questo libro? Ecco, benissimo. Il libro è l'ottavo di una serie che si realizza anno per anno ed è una raccolta di poesie a tema, che tutti gli anni noi dedichiamo a un tema dirimente, importante, insomma, per quanto ci riguarda e per la collettività. Sul tavolo vedrete, vi sono altri libri dedicati al problema della fame nel mondo, al problema della donna, al problema del terremoto, al problema dell'Appennino. L'anno scorso venimmo qui a presentare quello sull'Appennino, che era diventato riserva Mabunesco. Ebbene, ogni anno c'è un tema. Quest'anno abbiamo scelto la ghirlandina, il Duomo e Piazza Grande, perché sono 20 anni che sono sito dell'UNESCO. E ne andiamo davvero orgogliosi, possiamo dire. Direi proprio di sì, e dobbiamo essere orgogliosi, perché è uno dei capolavori proprio che l'umanità deve tenersi cara, perché non esistono uguali a livello mondiale. Ecco, l'abbiamo... Non credo neanche che sia semplice, scusi se l'ho introdotta, riuscire a rientrare proprio fra, esatto, no, questi patrimoni, appunto, dei, come siti appunto dell'UNESCO. Brava, l'Italia è un po' capofila, nel senso che è il paese al mondo che ha il maggior numero di siti UNESCO. Perché? Perché il patrimonio italiano è tale che non riescono a contenerlo. E ultimamente devo dirvi che l'UNESCO ha frenato un po' questo ingresso dei siti italiani, proprio per dare spazio ad altre nazioni. Ma sono 53 ad oggi, se ricordo bene, i siti UNESCO italiani, quindi un numero veramente incredibile. Insomma, Modena fa la sua bella figura, anzi è tra i siti più ammirati. Diceva una nostra carissima amica Simonetta Gazzotti, che è guida turistica e che qui ha scritto anche un pezzo, che gli stranieri, quando arrivano a Modena, la prima cosa che fanno, vanno a cercare la targa dove c'è scritto sito UNESCO. Ah. Vanno in Piazza Grandi e vanno a vedere la targa e ciò che c'è scritto nella targa. È il loro primo passo proprio per accostarsi a Modena. Certo. Ecco, numeri importanti quelli che lei ha detto, proprio legati proprio ai nostri siti importanti, appunto UNESCO, ma come anche, parlando sempre di numeri, le 61 poesie, no? Contenenti, appunto, presenti e contenute in questo libro. Ecco, Antonella, fra l'altro, appunto, lei è una di queste poetesse. Sì, io, oltre alle mie poesie che pubblico anche altrove, in altre occasioni, però partecipo alle attività del mio gruppo, che è la Fonte di Ippocrene, con questo curioso nome che molti non conoscono, che deriva
da un episodio mitologico, il cavallo Pegaso, nell'antica Grecia, a un certo punto da un colpo di zoccolo alla roccia del Monte Licona durante una gara di canto tra le muse e le figlie di Pieiro, e si scatena, zampilla, sgorga una sorgente. Sorgente del cavallo, infatti, vuol dire ippocrene. E quindi da questo episodio proprio è stato così, nasce il nome spontaneamente di questo gruppo per indicare il coltivare poesia, cioè abbeverarsi alla fonte appunto della poesia. E abbiamo adottato questo nome, non io personalmente, ne faccio parte di questo gruppo da 5 anni e mezzo, in realtà sorge nella metà degli anni 80, 5 fondatori, oggi siamo una ventina di poeti che si ritrovano ogni 2 martedì nella sede di via Marie Curie 22, Barae, al Villaggio Giardino. La nostra sede appunto ospita questi momenti di lettura, di commento, di discussione dei testi che presentiamo tra di noi, e ne sorge un dibattito molto felice, molto produttivo. Questa è la nostra attività interna. Poi c'è l'attività esterna, di cui tra l'altro questa è un'occasione proprio per radunare le nostre forze poetiche in raccolte UNESCO, ma anche di altro genere. Per esempio, una nostra attività che adesso verrà svolta il 26 aprile, siamo a Parma per presentare Preghiere, che è una raccolta di poesie del nostro gruppo, in centro a Parma, alla libreria Fiaccadori in via Duomo. E quindi, per esempio, questa è un'attività. Un'altra alla quale teniamo molto è il concorso poetico nazionale Trasecchia Panaro, che trova la realizzazione nel momento della premiazione il 10 giugno alle ore 16, sempre al Villaggio Giardino, nella sala civica di via Marie Curie 22, di fronte proprio all'ingresso della biblioteca del quartiere del Villaggio Giardino. Chiarissimo. Queste sono alcune attività che abbiamo, soprattutto poi accanto a quella del concorso c'è l'attività di presentazione di libri ed eventi, come ad esempio quello recente. Su Mia Idea abbiamo presentato un reading in forma scenica per Amore delle Donne, per la Festa delle Donne, che ha avuto un certo successo, e quindi siamo volti a un'attività che sia interna che esterna, col contributo dei nostri poeti, che sono di varia provenienza, di varia origine, sia territoriale ma anche proprio di formazione, diciamo. E questa differenza è anche il pregio, è anche la caratteristica di questa apertura in piccolo, che rispecchia quell'apertura sociale poi che in questo caso del libro appunto viene testimoniata dal cuore che pulsa vivo nella città, che è appunto la Piazza Grande. Certo. Come momento di scambio. Ecco, poi magari dopo leggeremo anche, ci diamo del tu, facciamo così, ci sì, leggerai sì, magari appunto una poesia. Insomma, quindi stiamo capendo che allora arte, cultura, musica, più che mai musica, fanno parte appunto di questo nostro tesoro storico, che è un po' paradossalmente, ma poi non lo è in realtà, in contrapposizione con questa epoca storica, no, che ci vuole veloci, tecnologici, legati, attaccati ai cellulari, eccetera. Però in realtà un tesoro da davvero trattenere molto bene, come insomma tu per esempio con la tua musica, scusami, oggi ti sto anche associando, però insomma è inevitabile, no? Quando vedo Massimo Carpegna, per me insomma ovviamente è direttore d'orchestra, è un binomio. Insomma. Ecco. Ma intanto, a proposito di quello che tu stai dicendo adesso in senso lato, il 2018 è l'anno dedicato al patrimonio, ma non solo dal punto di vista monumentale e architettonico, ma che riguarda anche proprio le produzioni di eccellenza che vengono fatte in un determinato territorio, e il nostro di produzioni di eccellenza ne ha un tot, oppure non so, i centri di produzione artistica, di formazione, eccetera eccetera. Difatti abbiamo incominciato come Club UNESCO a cercare di mettere in evidenza queste caratteristiche molto particolari, molto specifiche. Tu lo sai, io non sono modenese, sono torinese, sono venuto qui ormai, non dico 40 anni fa, ma 38 anni fa,
quindi posso dire però ti senti modenese nel cuore. No, ma infatti ti dico, cioè adesso mi sento più modenese che torinese. Quando torno a casa non riconosco mai niente di quello che ricordavo. È veramente una terra straordinaria questa, nel senso che dalla gastronomia all'arte, alla musica, della quale io mi occupo, ma non solo, la letteratura, cioè veramente l'emiliano e in modo particolare il modenese è veramente un popolo che è pieno di risorse e quindi nell'arco della storia ha saputo creare tantissime cose che noi nel nostro piccolo cerchiamo di valorizzare proprio perché la ragione, l'ideale è quello giusto. Se vuoi ti posso anticipare qualche cosa senza fare... Mi piacciono tutte le anticipazioni. Le anticipazioni. Cioè, sono curiosa quindi. Sì, stiamo cercando siamo ancora in fase diciamo di studio di alcuni progetti, però per esempio con Carlo abbiamo deciso di dare un riconoscimento a un posto dove io lavoro, tra l'altro, che è il Vecchi Tonelli, che a breve diventerà conservatorio di Stato, quindi non bellissimo. Più esatto scuola del comune di Modena, ma passa la barriera, diventa un centro nazionale, lo è già, direi addirittura internazionale, comunque insomma nello spazio di brevissimo diventerà conservatorio e noi abbiamo pensato che dopo 154 anni, perché sono così tanti trascorsi dal momento della sua fondazione, che offre un servizio formidabile alla città nel preparare i giovani alla musica, sarebbe giusto dargli un riconoscimento diciamo per questo. Poi stiamo tentando anche di valutare altre ipotesi perché non ci sono solamente Ghirlandina, Piazza Grande, il nostro bellissimo Duomo, patrimonio dell'umanità, ma non tanto distante da noi ci sono altri edifici, altre cose storiche, architettoniche di estrema importanza e quindi pensavamo di elaborare magari un premio legato alla letteratura scegliendo uno di questi monumenti per fare in modo che magari i ragazzi delle scuole inventassero una storia, un qualche cosa ambientata in un determinato monumento, di modo che anche questa è un'occasione per studiarlo e per conoscerlo. Bellissimo, quindi insomma rivolto veramente anche al futuro. Prima magari di passare un attimo alla lettura, chiedo alla regia, io mi sono permessa di recuperare una vecchia foto della Ghirlandina con una persona appesa lassù in alto e grazie alla regia, grazie a Sandro Barbieri e questa persona lassù, scusate, è mio nonno che fu il primo a illuminare la Ghirlandina. Allora perdonatemi, però insomma sicuramente mio nonno non c'è più, insomma, però la sua famiglia appunto Bertacchini, e questa non lo dico, credetemi, per parlare di me, ma perché comunque questa foto è stata anche chiesta fra l'altro all'interno dei musei appunto, certo. Degli archivi storici, musei storici, proprio perché insomma è effettivamente una foto storica, c'è ancora la targa e insomma certo. Questo piccolo insomma onore tutto qua, ecco basta, no, volevo soltanto farvi questa piccola, forse l'avete già visto, non lo so, comunque sorpresa, insomma, questa persona lassù appunto che illuminò la Ghirlandina e il Duomo. Ma torniamo proprio invece, ecco, al libro bellissimo. Fra l'altro una curiosità, il libro dove lo si trova? Così insomma proponiamo nelle librerie. Anche lì, qualunque libreria, sì, perfetto. Sì, oppure presso la sede del Club UNESCO che Viale Marti della Libertà 38. Benissimo. Presso il Salotto Gazzotti. Perfetto. E se hai voglia, Antonella, ti chiederei sì. Di leggerci, di recitarci, insomma, come vuoi tu, una poesia. Allora, abbiamo ancora purtroppo 4-5 minuti, però 4, insomma, possiamo... minuti. Dunque, vorrei ricordare intanto che la Fonte di Ippocrene ha per presidente il poeta Antonio Nesci. E poi che il concorso di poesia di cui parlavo prima è ancora attivo perché scade il bando il 30 aprile, quindi si può ancora partecipare. Ed è diviso in sezioni che sono poesia dialettale, poesia... inedita, edita e under 18. Quindi insomma, giustamente chi vuole partecipare. Io vorrei leggere una mia poesia. Tra le 5 avevamo uno spazio che ci ha proposto appunto l'UNESCO per partecipare e io leggerei la prima. È ambientata nella cripta del Duomo di Modena, il sepolcro di San Geminiano, e dice: i leoni al grido del battitore si fanno cerchio e triangolo, sbiadiscono i fiori delle volte, la tomba del vescovo fiamma di una luce governabile,
e lassù, nell'oro bizantino, annegano ancora i nomi latini, la croce di quattro parti di felicità, rimasta senza voce, a smistare la pietra. Bella, intensa. Cosa dice, Presidente? Direi che caratterizza la poesia di Antonella, è caratterizzata proprio da questi aspetti di forte, come dire, concentrazione sui particolari e di lettura degli aspetti anche meno noti e meno qualificabili, quindi è adattissima per questo. Ecco, interessante questo aspetto che ha sottolineato, perché domanda forse così, non vuole essere provocatoria, però avete giustamente sostenuto, poi ragazzi, voi presidente appunto dell'UNESCO, vicepresidente dell'UNESCO, insomma è chiaro, dell'importanza che viene data dagli stranieri. Certo. Ma noi, siccome si dice un po' nemo profeta in patria, noi modenesi conosciamo poi bene quello che abbiamo, nella fattispecie la nostra splendida ghirlandina, il Duomo, non sto dicendo proprio a livello accademico, però insomma, conosciamo bene o siamo un po' rimandati? A questo non so dare una risposta precisa, posso solo dire che i modenesi amano in maniera passionale, convinta e determinata ghirlandina, Duomo e Piazza Grande, facendone da ormai 1000 anni il centro della loro vita e mettendolo proprio come focus di tutte le loro iniziative. Questo è vero, che poi conoscono gli aspetti più profondi da un punto di vista artistico dell'opera di Lanfranco e di Willy Gelmo o altri aspetti, non lo so, però noi stiamo cercando anche di fare questo e nel corso del 2017-2018 abbiamo partecipato alle passeggiate patrimoniali del Ministero dei Beni Culturali, avvalendoci della espertissima Simonetta Gazzotti, siamo andati a identificare proprio e a condurre delle persone a conoscere meglio questi monumenti. Abbiamo fatto di più, abbiamo realizzato una serie di iniziative che si chiama Assonanze, nel corso delle quali abbiamo accostato singoli aspetti di questi monumenti alla musica di grandi compositori di ogni tempo, da Mozart a Chopin a Schubert e via discorrendo. La gente ci ha seguito, abbiamo riempito il salotto, la nostra sede e proseguiremo anche quest'anno con iniziative di questo tipo. Abbiamo capito che la gente vuole essere informata, vuole sapere. Beh, questo è bello. E questo è un segno estremamente positivo. Questo è molto bello quello che fate, posso dire. Insomma, la mia vuole essere una domanda, ma nel senso che delle volte no, si danno un po' per scontate le bellezze che abbiamo in casa, no? Certo. Invece, insomma, appunto, magari riscoprirle, magari anche studiarci un attimo. Questo è veramente uno dei vostri, mi permetto di dire, appunto, obiettivi, uno dei vostri appunto percorsi che fate proprio come club per l'UNESCO. Quindi davvero grazie. Visto che la musica è ritornata, hai sentito, che alla fine il collegamento ci stava tutto. Sì, infatti. La musica c'è sempre, la nostra colonna sonora. Guai. Davvero grazie allora al presidente Club per l'UNESCO Carlo Pellacani, grazie ad Antonella Iacoli, grazie a Massimo Carpegna, vicepresidente UNESCO Modena. Davvero un complimenti per quello che fate, per tutti quanti noi, per Modena, per l'Emilia Romagna, per l'Italia in generale, guarda anche appunto per Torino, perché insomma abbiamo tirato via un torinese. Un sabaudo. Esatto, però insomma ovviamente un saluto anche alla splendida Torino, tutta l'Italia davvero è bella e non è retorica.